Io sono Erika Boschiero, faccio la cantautrice e cioè di mestiere scrivo canzoni e me le canto. Di fatto mi sono accorta che la musica dopo la laurea già mi stava dando da vivere e che mi piaceva, mi riusciva ed era una cosa molto, molto forte. Se dovessi pensare a quali sono le mie radici musicali, sicuramente l'ascolto della musica d'autore italiana per antonomasia, quindi Fabrizio De André, quindi Ivano Fossati, e quella internazionale, perciò Bob Dylan, John Baez, Joni Mitchell, tutti questi personaggi che hanno fatto del racconto un po' la loro chiave. E forse anche è diventata un po' la mia, in qualche modo. È uscito un mese fa il mio nuovo album, che si chiama Caravan Bolero, per l'etichetta Bradilogo, che è un'etichetta indipendente milanese che sta avendo un ottimo riscontro, insomma, nella critica, nel pubblico sta andando molto bene, che è anche questa un po' una raccolta di storie, di personaggi, di progetti ce ne sono tanti. Anche perché più si fanno progetti anche diversificati, più si ha la possibilità di lavorare in situazioni, in contesti diversi e anche di trovarsi anche a vivere stimoli diversi, per cui ho uno spettacolo sulle leggende delle Dolomiti, ho uno spettacolo con un fumettista che si chiama Paolo Costi, un fumettista conosciuto, e poi varie altre cose. Il mio lavoro è fatto di un continuo contatto con la parte emotiva, ovviamente, e anche però di una continua osservazione del mondo esterno. Forse questa è anche un po' la mia caratteristica rispetto ad altre colleghe che fanno quello che faccio io, nel senso che mi piace essere anche proiettata molto verso l'esterno. Sta lì, infatti, quello che faccio, no? Raccogliere delle cose e passarle attraverso la mia persona e poi portarle all'esterno in qualche modo.